Partiamo per analizzare questa sconfitta, vuol partire dall'episodio delle rigore, insomma, che ha suscitato qualche protesta, oppure dalla prestazione generale della squadra. Noi ci abbiamo visto la Cremonese molto organizzata, con che sarà in campo con personalità, forse mancava un po' di incisività, avevate qualche assenza anche importante. No, guai a attaccarsi alle assenze, non lo dobbiamo fare nemmeno il calcio di rigore. I calci di rigore si possono dare in maniera sbagliata, come è avvenuto quello di oggi, perché tutto meno che il calcio di rigore. Parliamo prima della partita, dell'arbitro parlo molto poco, ma due paroline le dico, perché è stata una bella partita, intensa, abbastanza equilibrata. Forse noi non siamo stati incisivi nel primo tempo, tante ripartenze che avremmo potuto sfruttare, loro hanno avuto due buone occasioni. Si è dimostrata un'ottima squadra, organizzata, che ha giocato con grande intensità e noi siamo stati capaci di salire accompagnando l'attacco. Siamo rimasti sempre, spesso bassi e abbiamo fallito le ripartenze. Però la mia non è una squadra che deve giocare di ripartenza, deve giocare a calcio, deve essere propositiva, deve essere soprattutto lei che fa la partita. Questa è la nostra forza nel momento in cui giochiamo di ripartenza qualcosina in meno del nostro potenziale lo dimostriamo, come è successo penso oggi. E questo riguarda il primo tempo. Il secondo tempo è capitolo a sé, perché chiaramente l'espulsione condiziona. Scusi? L'espulsione che comunque pesa anche poi per legare il futuro, è un elemento di esperienza. Forse un po' ingenuo, no? Ma signorina, io la ringrazio dell'importanza di Moro, che ha detto bene. Ingenuo no, perché mi ha giurato e stragiurato lui e i compagni, e Moro penso che sia un ragazzo di una sensibilità straordinaria, di una correttezza straordinaria. Lo dico che magari non te lo direi di tutti, mi sento di dirlo per Moro e mi ha detto che ha semplicemente protestato e basta. E cartellino rosso o c'è qualcosa di pesante o difficile estrarre. Penso che abbia alzato il cartellino rosso da confusione. Dicevo, tornavo sull'arbitro dopo un momentino, prima volevo esaminare la partita. Quindi anche se non c'era il calcio di rigore, perché non c'è, è evidente che non c'è, non mi interessa, quello può succedere. Una volta ce lo danno a favore, una volta ce lo danno contro, quello lì sono cose che succedono. L'espulsione condiziona il secondo tempo. Ho dato una lettura del primo tempo. Adesso dopo quella del secondo, dove invece la squadra mi è piaciuta che non più del primo, perlomeno per carattere, per voglia, per capacità di reagire e di impensierire anche una squadra che dicevo prima stava bene. Abbiamo colto un palo interno, abbiamo avuto 3-4 mischie nell'area di rigore e loro, e avrebbero potuto anche essere risolte in maniera diversa. Concedendo poco, perché alla fine è stato più pericoloso il primo tempo la Lucchese che non nel secondo tempo, a livello di occasioni da loro, sicuramente. Dicevo prima, una piccola chiosa sull'arbitro, capita di sbagliare, per me ha sbagliato oggi molto. Sbagliare per essere protagonisti, espulsione, e poi c'è un errore abbastanza tecnico, poi potrei dire una sciocchezza io che magari i regolamenti dovrei studiare, leggere un po' di più, lo faccio meno. Quando ha ammonito il giocatore della Lucchese per una gomitata, si è visto la gomitata di Cristiano, è rosso, non giallo. Allora, il rigore va benissimo, che ci sia o non ci sia. Non protestiamo, non è sul rigore che abbiamo perso la partita. Tutto il resto ci ha messo qualcosina di lui per non metterci nelle migliori condizioni sicuramente per affrontare il secondo tempo. Però questo non toglie i meriti della Lucchese, lo dico forte, convinto. E faccio i complimenti a Beppe per l'organizzazione che dà la squadra, lo squadra da come si batte, è un'ottima squadra. Noi siamo stati oggi leggermente penalizzati, un po' di più dei nostri demeriti. Okay?